di risorse messe a disposizione da subito con procedure estremamente semplici. Si rivolge a tutte le imprese lombarde, comprese le piccole, le micro e piccole imprese, appartenenti a tutti i settori che vantano crediti scaduti nei confronti degli enti locali. Si rivolge anche, ed è un beneficio anche per i comuni, le unioni di comuni e le province che hanno scadenze di pagamento più diluite e riescono così ad avviare nuovi investimenti sul territorio. Qui è spiegato come funziona, poi lascerò la parola all'assessore Garavaglia perché illustri il meccanismo che è estremamente semplice di finanziamento. C'è un ruolo importante naturalmente di Finlombarda, la finanziaria regionale, che gestisce questa misura facendo alcune operazioni che hanno la caratteristica appunto della semplicità e della rapidità. Questi sono gli impegni finanziari che Regione Lombardia e Finlombarda hanno preso. 19 milioni di euro sono resi disponibili da Regione Lombardia per ridurre gli oneri finanziari delle imprese connesse alla cessione del credito e garantire il pagamento da parte degli enti locali. E 50 milioni è un fondo di garanzia che Finlombarda mette a disposizione per garantire appunto il credito. I crediti cedibili sono tutti quelli scaduti o che saranno scaduti nell'arco temporale dei 5 anni, 2013-2018, e questa è una delle differenze importanti rispetto al provvedimento che ha preso il Governo di Roma, che non funziona, mentre questo funziona. Saranno certificati dagli enti locali, ma con una procedura estremamente semplice. Basta che gli enti locali ci mettano il timbrino, ok, la fattura è una fattura vera, riconosciuta dal Comune, senza bisogno di altre procedure certificative, se non il riconoscimento che la fattura presentata dall'impresa è quella effettivamente nei libri contabili del Comune. Si rivolge appunto, come ho detto, anche alle microimprese, infatti parliamo di un importo minimo di 10.000 euro e di un importo massimo di 1.300.000 per province e comuni capoluogo di provincia, che può arrivare a 1.500.000 o 750.000 euro per gli altri comuni e unioni di comuni. Questo è un confronto interessante tra la nostra misura e quella nazionale, il decreto legge 35/2013. Chi riceve il denaro? Secondo il governo la pubblica amministrazione, gli enti locali, che poi devono mettere in atto tutta una serie di procedure per pagare le aziende. La nostra misura prevede invece che le risorse vadano direttamente alle imprese creditrici. Un rapporto diretto tra Finlombarda, tra le società che scontano le fatture e le imprese. Come si paga? Secondo la misura del governo, allentando il patto di stabilità, e noi invece abbiamo previsto un pagamento diretto alle imprese lombarde, alle imprese del territorio lombardo. Per quali debiti serve? Secondo la misura del governo, solo i debiti di investimenti scaduti al 31 dicembre 2012. Per noi invece sono tutti i debiti, non solo quelli per investimenti, che sono scaduti o che scadranno da qui al 2018. Questa misura sarà estesa, pensiamo di estenderla in un'ottica macro-regionale anche alle altre regioni. È una misura pilota quella della Regione Lombardia, è una misura shock, sia per l'importo sia per la semplicità e la della procedura e del meccanismo, e penso che possa essere un punto di riferimento straordinariamente importante e innovativo anche per tutte le altre regioni. L'importo, come ho detto, è di 1 miliardo, faremo un monitoraggio nei prossimi mesi per valutare l'efficacia delle nostre procedure. L'importo di 1 miliardo rappresenta un quarto circa dei debiti che la pubblica amministrazione e che i comuni hanno nei confronti delle imprese, e siamo pronti, abbiamo le risorse per portare questo 1 miliardo rapidamente fino a 2 miliardi e mezzo.
un intervento, quindi una boccata d'ossigeno importante per le imprese, che ha ricevuto, ma poi saranno loro a esprimere commenti, il plauso incondizionato questa mattina. Sono molto soddisfatto. Voglio ringraziare tutti gli assessori qui presenti che lavorano da 2 mesi a questa iniziativa e Finlombarda, che ha messo a disposizione le sue capacità organizzative e le sue conoscenze naturalmente per arrivare a questa misura. Mi è piaciuto molto il commento di uno dei rappresentanti del mondo delle imprese che ha detto: noi non avremmo saputo fare meglio. Quindi siamo riusciti a interpretare, io credo, esattamente il desiderio, la necessità del mondo delle imprese, e questo dialogo costante e continuo è il modo più efficace per risolvere i problemi. Io non pretendo come governatore di avere in mano tutte le soluzioni, non pretendo di conoscere i meccanismi che regolano il mondo delle imprese o i rapporti tra imprese e enti locali, li conosco certamente, ma credo che il modo migliore per affrontare e risolvere i problemi sia quello che la strada che abbiamo seguito noi, il confronto, la definizione di misure concordate, semplici, concrete ed efficaci. Massimo Garavaglia. Sì, ecco, per l'appunto misure molto semplici. Come funziona questa procedura? Funziona banalmente così: le aziende che hanno un credito verso enti locali lombardi e quindi hanno una fattura da incassare, la portano a Finlombarda, la portano a Regione Lombardia e Regione Lombardia anticipa il pagamento. Tutto qua, lo anticipa pro soluto, quindi per l'azienda la questione è chiusa e può iniziare a fare altro. E questa è la cosa fondamentale. Altro tema fondamentale, appunto, libera gli enti locali, dando parecchio fiato anche agli enti locali, dando tempo poi per poter pagare, ripagare quindi alla regione che ha anticipato. Il 70% di questo miliardo è rivolto ai comuni, il 30% alle province. Regione Lombardia interviene anche sul costo dell'operazione, abbattendo i tassi dello 0,75, di modo che il tasso è oggettivamente molto molto, molto molto basso. Interviene anche come garanzia. Regione Lombardia garantisce l'80%, quindi in questo modo si ottiene appunto questo tasso decisamente basso. Dicevamo della semplicità dell'operazione, quindi l'unica incombenza in capo agli enti locali è certificare per l'appunto che la fattura esiste, e questa è la cosa più semplice del mondo. Abbiamo introdotto anche 2 cose interessanti. Da un lato, su suggerimento dell'assessore Cavalli e anche di Melazzini, il livello è molto basso, quindi si possono scontare anche fatture di 10.000 euro e questo vuol dire coinvolgere tutte le nostre tante piccole e medie imprese, perché se si faceva un'operazione con importi più elevati veniva tagliato fuori un mondo importantissimo. È stato poi anche introdotto un meccanismo sperimentale che vogliamo monitorare con la massima attenzione, che riguarda la filiera, un effetto leva al contrario, per cui il plafond si eleva, si possono scontare importi più elevati se l'azienda garantisce di pagare i fornitori. In questo modo, banalizzando il concetto, se tu anticipi 1 milione e l'azienda paga i fornitori, quel 1 milione vale 2. Questa è una cosa molto importante a cui teniamo particolarmente, cercheremo di monitorare, perché se funziona bene affineremo ulteriormente il meccanismo. Ecco, questa in estrema sintesi è la modalità operativa. Io però lascerei la parola a Giorgio Papa di Finlombarda per i dettagli veramente più rilevanti di questo provvedimento. Grazie Massimo. Quello che ha detto il Presidente, l'Assessore, mi sto un po' preoccupando, che ne sanno già più di me, quindi è semplice e forte, quindi non vi tedio. L'unica cosa che posso dire è che noi speriamo che si rivolga a un numero elevato. Abbiamo stimato 15.000 imprese sul nostro territorio. Rimarco che per ogni euro, in questo caso 1 miliardo di euro, che è una cifra
rilevantissima, rimane tutto in Lombardia, è per le imprese lombarde e va su investimenti lombardi. Stimiamo che possa avere un incremento allo 0,3 sul PIL in Lombardia e la nostra previsione è che possa generare qualche migliaio di assunzioni. Quindi noi siamo veramente pancia a terra da 3 mesi questa operazione per farla partire. Ringrazio tutti i collaboratori di Fillombarda, ma ovviamente le direzioni, tutte le direzioni di regione, Assifact che ci ha aiutato a raggiungere questo obiettivo, l'ABI, l'ANCI della Lombardia e UPL che hanno lavorato con noi veramente giorno e notte. Grazie. Alla riunione di presentazione hanno partecipato e sono qui presenti e li ringrazio i rappresentanti delle associazioni di categoria Confindustria, Cinea, Confapindustria, Assifact in rappresentanza delle associazioni di delle società di factoring, ANCI, UPI, Confesercenti, Casa Artigiani, Confcooperative, AGC Lombardia, Unione Artigiani, CNA, Lega Coop, ANCE, ABI, Confartigianato, Confcommercio, non so se ho dimenticato qualcuno, ma diciamo che ci sono tutte le associazioni di categoria. Io vorrei lasciare la parola adesso a due di loro, Carluccio Sangalli e Alberto Barcella, per esprimere le loro valutazioni su questa misura. Grazie. Che siano positive, mi raccomando. Grazie. È certamente una valutazione positiva e brevissimamente riassumo quello che abbiamo già avuto, dico abbiamo perché è stato un coro unanime di complimenti e di felicitazioni per questa ottima notizia. E allora la riassumo così: per contrastare questa crisi profonda, lunga, drammatica che le nostre imprese oggi stanno vivendo, certamente c'è l'assoluta necessità di mettere in campo delle misure semplici, straordinarie e coraggiose. E certamente credito in cassa, questo provvedimento che è stato poc'anzi illustrato e che entrerà in vigore con il mese di settembre, appartiene a questa linea e ci trova favorevolissimi e quindi abbiamo e ribadiamo il nostro vivissimo ringraziamento al governatore, a tutti gli assessori, a Finlombarda e a tutte le collaboratrici e collaboratori che hanno messo mano a questo provvedimento, che come è stato ricordato anche da altri colleghi è certamente una boccata d'ossigeno attesa da tempo dalle nostre imprese ed è una boccata d'ossigeno che certamente consente di rilanciare l'economia reale e soprattutto di tamponare l'emorragia di tante imprese purtroppo che stanno chiudendo. Oggi senza impresa non c'è né crescita né occupazione e se chiudono le imprese certamente chiude l'Italia. Ecco, traiamo un momento di speranza, un momento di rinnovata fiducia attraverso un provvedimento che innanzitutto favorisce anche le piccole imprese che oggi stanno vivendo un momento drammatico e che per quanto riguarda il futuro, anche per le cose che sono state ricordate, per la possibilità di arrivare anche ad altri interventi, ci fanno ben sperare. Grazie. Come diceva il Presidente Sangalli, la situazione economica del nostro Paese, ma anche della nostra Regione, è, lui ha detto, drammatica. Diciamo che è sicuramente molto, molto pesante, molto difficile. Una delle principali criticità che vengono rappresentate dalle imprese è quella della difficoltà dell'accesso al credito,
e questo comporta una serie di problematiche finanziarie che si ripercuotono inevitabilmente sull'attività delle imprese e sulla vita stessa delle imprese. Il fatto che uno Stato moderno e civile non onori i propri debiti è sicuramente qualcosa di preoccupante e che deve trovare rapidamente una soluzione. C'è stata un'iniziativa del governo ed oggi siamo qui a commentare un'iniziativa della Regione Lombardia. Un'iniziativa che non serve per far fronte al pagamento dei debiti della Regione, questo credo che sia doveroso sottolinearlo, ma a far fronte ai debiti degli enti pubblici che risiedono, soprattutto degli enti locali che risiedono nella nostra Regione. 1 miliardo è una cifra significativa e credo che sia soprattutto da sottolineare in modo positivo la soluzione che è stata messa in atto dalla Regione Lombardia insieme a Finlombarda, un meccanismo nuovo, moderno, che cerca di utilizzare al massimo la credibilità della Regione di Finlombarda per fare un effetto leva e quindi permettere di smobilitare una cifra significativa a vantaggio delle imprese, che poi, come diceva giustamente il Presidente Sangalli e anche il Dottor Papa, potranno riattivare una iniziativa economica che ci permetterà di creare nuova ricchezza, che questo poi è l'obiettivo fondamentale a cui tutti noi dobbiamo puntare, tornare a creare ricchezza, perché se non si crea ricchezza non c'è futuro. Questo sistema anche creativo, se vogliamo, estremamente moderno, innovativo, io penso che potrà essere ripetuto anche su altre iniziative. Confindustria Lombardia ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare con la Giunta, in particolare con gli assessori che sono di riferimento per le nostre associazioni, anche su altre iniziative, tutte finalizzate a cercare a livello territoriale, a livello lombardo, delle soluzioni, senza aspettare che ci cadano dal cielo, mettendo in gioco professionalità, capacità e soprattutto determinazione, perché da questa crisi si esce se si collabora tutti assieme, se tutti si ha la volontà a livello pubblico, a livello politico, a livello delle associazioni di imprese, soprattutto delle imprese e dei lavoratori che lavorano all'interno delle imprese, di impegnarsi al massimo per tornare a creare ricchezza e a far diventare la Lombardia nuovamente il motore del nostro paese. Abbiamo incominciato bene, continuiamo così. Sì, grazie Presidente. Io pochi secondi più che altro per rimarcare che oggi è una giornata estremamente importante per la Regione Lombardia, per il nostro territorio, ma soprattutto per le nostre imprese. Voglio sottolineare semplicemente come siamo arrivati a poter oggi portare in giunta questo importante strumento tecnico. È il lavoro di squadra, cioè un lavoro di squadra prima di tutto nato all'interno della nostra giunta con tutte le nostre strutture, ma soprattutto un lavoro di squadra che è nata dalla ricognizione e dall'ascolto preciso e puntuale di tutti gli attori territoriali e il coinvolgimento diretto, andando a creare questo team non solo sfruttando le sinergie ma una perfetta integrazione. Ecco, questo è il nostro metodo di lavoro, come diceva prima il nostro dottor Papa, cioè andremo a rivolgersi, mi auguro sicuramente la stima a 15.000 aziende, ma la cosa importante è il coinvolgimento e l'interessamento delle micro, piccole e medie imprese, micro, perché non dimentichiamoci che più del 94% delle nostre imprese sono molto piccole e questo è una cosa, un segnale molto forte. L'altro segnale molto forte di concretezza è per quanto riguarda i debiti che sono interessati, quindi i crediti che sono interessati, non solo quelli a scaduti
al 31/12/2012, ma noi andiamo avanti, andiamo di più, addirittura fino al 2018, e questa è una cosa molto importante che va prima di tutto a lanciare una motivazione molto forte per i nostri, per le nostre imprese, per i nostri imprenditori, ma soprattutto a supportare, anche a dare anche una boccata anche ai nostri enti locali. Questa è una cosa molto molto importante, ma come sottolineava anche l'assessore Garavaglia, questo metodo particolare per cercare contemporaneamente di ampliare anche per quanto riguarda i crediti verso i comuni e l'unione dei comuni, questo ci intendo sottolineare, che se a loro volta vanno a rimborsare anche i loro fornitori, i propri subfornitori, chiaramente l'entità dell'importo massimo può aumentare da 750.000 euro a 950.000 euro, come pure lo stesso discorso per le province, da 1.300.000 fino a 1.500.000. E questa è una cosa estremamente importante. Quindi concludo, oggi dicevo che è importante anche per un altro motivo, perché segna quanto è stato promesso, è stato detto all'inizio del nostro insediamento, dell'insediamento del Presidente, cioè di rilanciare il lavoro al primo posto, soprattutto l'occupazione e le attività produttive, perché rilanciano l'impresa e di conseguenza rilanciano l'occupazione e rilanciano la produttività. E tant'è vero che in questi giorni, oggi anche in giunta faremo una comunicazione, Presidente, di concerto con me, Assessore Cavalli, Assessore Garavaglia, per quanto riguarda l'avvio del nuovo percorso normativo per il rilancio della competitività lombarda. Questo è un momento molto importante, perché se lo aspetta il nostro territorio, se lo aspettano le nostre imprese, e questo è uno strumento che chiaramente avvierà tutto nei prossimi mesi, già da adesso, tutto questo percorso normativo per l'introduzione immediata di istituti innovativi, sia sulla legge regionale dell'1 del 2007, sia sulla 7 del 2012, e soprattutto l'adozione anche di un provvedimento organico per andare a ridefinire tutta la filiera produttiva. Ecco, questo è importante, e questo per dire che noi, questo io ci tengo a rimarcare anche il pensiero del... del nostro Presidente, per quanto riguarda che noi ciò che diciamo lo facciamo e rispondiamo con fatti. Grazie, a mia volta vorrei aggiungere due battute. Lo facciamo concretamente, diceva il collega Melazzini, e lo facciamo in fretta, visto che sono passati pochi mesi, vorrei quasi dire poche settimane dall'insediamento, e i risultati si sono visti. Questo non è certamente il primo, ma è davvero straordinario e di grande effetto. Proprio nell'ambito delle deleghe che il Presidente Maroni mi ha affidato, vorrei sottolineare pochi aspetti, ritornare a porre alla vostra evidenza che si è scelto un limite minimo del credito particolarmente basso rispetto alle consuetudini, cioè 10.000 euro, pronto dunque a dare risposta alle imprese di qualunque dimensione, anche le piccolissime. E poi non è banale la scelta di venire incontro alle necessità, ai debiti non solo di spesa in conto capitale, ma anche di spesa corrente. Insomma, tutte le tipologie di tutti i settori economici saranno interessati da questo provvedimento. È noto che sono soprattutto i ritardi nelle opere pubbliche, nelle grandi opere pubbliche, che sollecitano, ed è giusto che sia così, l'attenzione delle imprese e della pubblica opinione, ma non è meno evidente che sono, che dal punto di vista quantitativo, il commercio, anche il turismo, i servizi soffrono in maniera significativa, dai dati di una associazione appunto di categoria del settore, indicazioni elaborate su dati Istat e su dati Banca Italia, si può rilevare infatti che il settore dei servizi nella sua complessità, commercio, alberghi, ristorazione, ma anche logistica, trasporti e così via, oggi sono caratterizzati dal 60% della massa complessiva dei debiti della pubblica amministrazione. Infine, due osservazioni di carattere
più generale, dicevamo prima, rispondiamo, facciamo seguito alle promesse e alle intenzioni con i fatti e le facciamo in tempi brevi, e non posso non sottolineare la grande differenza tra le iniziative del governo statale e del governo regionale. Se ne è fatto cenno anche nell'incontro con le parti sociali che si è appena concluso. Il governo ha messo in campo un provvedimento molto macchinoso e per certi versi quasi inaccessibile, e ha messo a disposizione 4 miliardi per l'intero territorio nazionale. Regione Lombardia, con un provvedimento semplice, ha messo a disposizione 1 miliardo soltanto per il nostro territorio, e l'ha fatto nello spirito dell'alleanza, appunto, tra gli enti locali, che è già stato richiamato, dove non arrivano i comuni, dove non arrivano le province, arriva in sostegno Regione Lombardia, e lo fa in modo efficace, lo fa diritto, lo fa corretto, cioè agisce direttamente in favore delle imprese. Grazie. Bene, prima di passare alle domande, se ce ne sono, volevo dare la parola, prego, a qualche ulteriore commento. Grazie, Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia. Il plauso naturalmente all'iniziativa, e l'altro plauso è al fatto che si sia abbassato il target, cioè i 10.000 euro permettono a tantissime piccole imprese di prendere una boccata d'ossigeno, di poter vedere, non dico il futuro più ottimo con uno sguardo verso, però quantomeno il contingente, riuscire a tappare qualche buco. Vedevo il miliardo rispetto al 1,5 miliardi del governo che ha messo a disposizione per incentivare l'assunzione dei giovani. È una nota polemica la mia, ma per dire quanto, quando si vogliono fare le cose concrete, si possono fare. Questa è una cosa concreta, perché senza la burocrazia che deve certificare il credito, che diventa un ostacolo, cioè lo sblocca crediti del governo in effetti è un ostacolo allo sblocca crediti, cioè vuole sbloccarli ma in realtà li blocca ulteriormente, perché la certificazione, che in questo caso voi dite basti il timbrino del comune che dica sì è vero questa fattura esiste, non è una fattura inventata, e dall'altra parte si ha subito il pagamento della fattura, dall'altra parte invece uno che si approccia a quel tipo di provvedimento, cioè lascia perdere, perché è l'ennesima burocratizzazione di quello che si vuol fare. Anziché semplificare, si aggiungono carte e timbri, e uno veramente poi sconsolato lascia perdere. Da parte delle imprese c'è un impegno che dura da tantissimo. Tutte noi, le associazioni di categoria che poi confluiscono in Federfirum Lombardia, hanno al proprio interno i Confidi. Ma i Confidi rilasciano solamente le garanzie, non hanno i soldi liquidi, perché poi ci vuole la banca che rilascia. In questi anni devo dire un plauso anche alle nostre associazioni di categoria, che hanno supplito veramente al disastro di un certo modo di governare l'Italia. Io addirittura le paragono alle prime casse rurali del fine 800, inizio 900, cioè se non ci fossero stati i Confidi in questi decenni, oggi non staremmo ancora parlando di imprese che ci sono, ma non ci sarebbe più niente, sarebbe un deserto unico. Per cui veramente un plauso alla concretezza della giunta regionale e del governatore, sperando che questo sia l'inizio della semplificazione, l'inizio del parlare direttamente con le associazioni e con le loro imprese, non parlare per parlare, ma andare direttamente al concreto, penso che sia la cosa che anche noi di più apprezzeremo in futuro. Grazie. Rapidissimamente, come ANCI Lombardia, non voglio ripetere cose che sono state già dette. Credo che per noi enti locali sia una manovra fondamentale, perché bisogna sottolineare il fatto che i comuni hanno la possibilità poi di restituire i soldi alla Lombardia in un termine ampio, nel termine di 3 anni, il che ci consente quindi di ricominciare quella programmazione degli interventi sul nostro territorio che oggi ci è praticamente impedita, se non per le piccolissime opere, perché il patto di stabilità ci strozzava. Con questo termine più ampio che abbiamo di fronte, sicuramente potremo mettere in cantiere un po' delle tante opere che stanno aspettando, che sono finanziate, che sono progettate, ma che il patto di stabilità ci impedisce di realizzare. Quindi non possiamo che unirci ai plausi e ai ringraziamenti per questa iniziativa che riteniamo sicuramente molto utile.
Se mi permette, Presidente, sono Luigi Colombo, Presidente di ANCE Lombardia, l'impresa edili. Con la E. La I era l'associazione dei comuni. Io devo dire assolutamente un plauso, devo assolutamente fare un plauso perché questa regione, questa giunta ha ottenuto e sta ottenendo dei risultati assolutamente positivi. Siamo partiti con la proroga dei PGT immediatamente dopo essere insediati, si è dato avvio alla revisione della legge 12 urbanistica ed oggi ci troviamo in un momento importante che è quello dello sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione. Do soltanto dei dati, però ritengo che, voglio dire, anche a livello dei dati siano importanti. Quanto riguarda le imprese edili, quindi i lavori pubblici che fanno riferimento ai comuni, che fanno riferimento alle province, oggi abbiamo un ritardo medio di 236 giorni di pagamento, dove si va da 8 mesi a 2 anni di ritardo di pagamento. Purtroppo sono fallite 11.200 imprese di costruzione che con l'indotto hanno creato 690.000 posti di lavoro persi. In Lombardia sono perse 4.000 imprese di costruzione e questo per un fattore dato molto importante, che è quello proprio dei pagamenti, per un fattore finanziario. Allora, nel momento in cui noi vediamo che la Regione Lombardia dà atto a quello che è un approccio, diciamo, costruttivo nel cercare di superare questi problemi, quindi di riavviare quelle che sono le iniziative, far continuare le nostre imprese, far continuare l'indotto legato alle nostre imprese e poter dare lavoro alle nostre maestranze, è sicuramente un plauso. Una parola soltanto che secondo me è conclusiva e positiva è, che mi piace ripetere, è fatti e non parole, qua si vedono i fatti. Grazie Presidente. Bene, allora concludo e poi passiamo alle domande se ce ne sono, sottolineando la mia soddisfazione per il lavoro fatto, per questa misura, fatti non parole, certamente, e questo è un fatto molto concreto, ma non è solo un fatto concreto, è anche un modello nuovo di innovazione nel rapporto tra pubblico e le imprese. E io sono certo che questa novità rilevante possa essere utilizzata anche dalle altre amministrazioni, dalle altre regioni e dal governo. Manderemo questo provvedimento, la sua strutturazione, la sua evoluzione all'attenzione del governo di Roma, perché i provvedimenti che ha preso, così come Regione Lombardia, su questo terreno, i nostri sono efficaci e quelli del governo no. I nostri hanno un effetto immediato e quelli del governo no. I nostri danno un aiuto concreto agli enti locali e alle parti sociali, alle imprese, e quelli del governo no. Sono numeri che però rimangono lì. Non sarà molto difficile, quasi impossibile, dare attuazione alle norme del governo anche in materia di pagamento degli enti locali. Noi abbiamo definito oggi un modello concreto, semplice, efficace e coraggioso, come ha detto Carluccio Sangalli, di cui siamo orgogliosi, perché è una novità ed è la strada giusta. Semplificare non significa farlo solo a parole, significa farlo con atti concreti, e questo è un modello di intervento diretto e di semplificazione. Ci fidiamo delle imprese che portano le fatture, e la certificazione da parte degli enti locali è semplicemente una presa d'atto, una presa di visione con un timbrino, senza altre formalità. Funzionerà, faremo un monitoraggio costante di questa misura, ma se funzionerà, come sono certo che funzionerà, la replicheremo, metteremo altre risorse, perché è la strada giusta, finalmente la strada giusta per dare risposte concrete al mondo delle imprese. Se ci sono domande. Oggi è San Fortunato? Ah, ecco, quindi è di buon auspicio e di buon augurio. Bene, allora grazie a tutti.